3 anni fa la manifestazione si TAV a Torino, più di 20.000 persone si radunarono in Piazza Castello. Nel giorno dell'anniversario si è tornati a parlare delle potenzialità della linea ad alta velocità Torino-Lione. Brunella Mascarino. A 3 anni dalla manifestazione SITAV che portò in Piazza Castello a Torino più di 20.000 persone, nel giorno dell'anniversario si è tornati a parlare della linea ad alta velocità Torino-Lione come di una tra le maggiori macro aree europee dalle grandi potenzialità. Ne è convinto Mino Giacchino, uno degli animatori di quella piazza. I sindaci, i presidenti di regione del Piemonte devono lavorare insieme al sindaco di Genova, al sindaco di Milano, al sindaco di Lione, al presidente della Liguria, della Lombardia e del Rhône-Alpes per dar vita alla TAV Valley, per lavorare le 30 università e i centri di ricerca che ci sono nelle 4 città, far lavorare le industrie e i programmi di ricerca, vuol dire costruire un futuro. Un'infrastruttura che potrebbe creare sinergie nella ricerca, nelle produzioni, nella logistica e nel turismo, ha detto Paolo da Milano, leader di Torino Bellissima. Bisognerà anche lavorare da un punto di vista di relazioni nazionali con il nostro governo, relazioni internazionali per fare in modo che grazie alle infrastrutture si possa riportare l'economia, che da sempre ha costruito e caratterizzato la storia della nostra città. Durante l'incontro si è parlato anche di flussi dei traffici.